Roma non è una città come tutte le altre, ma è un salotto da attraversare in punta di piedi. Ritrovati cari amici, sono sempre nel cuore di Roma per questa settimana, proprio nella capitale, e devo dire che oggi sono particolarmente emozionata perché avete conosciuto un po' in tutte queste giornate insieme con A Casa Tua tanti miei affetti, avete conosciuto un po' quelli inerenti al mio territorio, quindi alla Calabria, poi siamo andate a Civitavecchia, abbiamo conosciuto anche Orietta ieri, una romana proprio doc, grande amica, ma la prima persona in assoluto che ha conquistato il mio cuore quando sono arrivata qui in questa bella città, in quel del 2002, naturalmente lei, ve la presento, guardate che splendore, Ambra. Buongiorno, ciao Anna. Sei emozionata? No, non mi va già col tuo rossetto perché è un classico, l'impronta. No. Benvenuta a casa tua. Benvenuta a casa mia. Sei contenta oggi? Molto, molto, perché ti farò le due ricette che mi hai sempre chiesto negli anni, ogni volta che sei venuta a Roma mi hai chiesto infatti queste ricette. E che ho poi anche ormai io in Calabria, penso, sì, perché ne hai parlato tanto. Le ho realizzate grazie a te per le mie serate più particolari, più tradizionali. Oggi vedremo quindi la preparazione di quella squisitezza, le linguine. Pasta alla mia puttanesca. Quindi per conquistare qui è un piatto prettamente femminile da servire, ecco, così al volo, anche che ne so, magari ad una conquista alle 3 di notte, alle 4 di mattina. Ecco perché, come è nato proprio questo piatto? Allora, io questo piatto l'ho assaggiato sempre all'uscita dei locali notturni quando andavo i primi anni di matrimonio in vacanza con il mio marito sulla Riviera Romagnola. I locali sono aperti 24 ore, tutta la notte. Come giusto che sia, non uscivamo località. Alle 4, alle 5 di mattina dai locali più famosi della Riviera Romagnola e avevamo un po' di fame, di langore, e tutti esponevano questa scritta: spaghetti alla puttanesca, spaghetti alla puttanesca. Sono un po' più ricchi degli spaghetti aglio olio peperoncino che a Roma facciamo. Che è un classico anche da noi, lo sai. Va bene, allora gli ingredienti, però, quindi per la tua. Sì, la mia, perché io l'ho mangiata tante volte, però la mia è rivisitata, nel senso che ci sono degli ingredienti in più che secondo me stanno molto bene insieme. Sì, anche secondo me. In effetti, quando faccio queste linguine alla puttanesca, nella padella, trovo la gente in cucina a leccarsi la padella con i pezzi di pane. Assolutamente sì, assolutamente sì. Per cui, quindi, rivisitata un po' da te, perché tu sei una grande cuoca. Poi vi racconteremo un po' il percorso di Ambra anche nel campo gastronomico. Quindi capite bene, il mio più grande affetto non poteva che avere il grande amore per la cucina. E quante ne abbiamo combinate in quella cucina tua, in quell'angolo cottura. Se quella cucina parlasse, quanta gente trovata a mangiare, a leccarsi i tegami. Dio mio, e noi spedite tra una cosa e l'altra, a preparare a destra e a sinistra. Allora, gli ingredienti però li voglio rappresentare io. Quindi, certo, delle belle linguine, no? Ce l'abbiamo qui di lato, Poi delle olive verdi e nere, mi raccomando, denocciolate e a rondelle rigorosamente, vero Ambra? Assolutamente sì, perché poi si amalgamano con il tutto, altrimenti certo, rimarrebbero troppo dure. Ecco, poi si incastra anche il tonno magari dentro l'occhiello dell'oliva. Bravissimo. Per cui va benissimo. Ha imparato, l'allieva ha superato la maestra. Quello mai. Poi qui del tonno, naturalmente all'olio, scolato, dei capperi, sott'aceto bianco. Capperi, del peperoncino, sale, pepe, tanto basta, prezzemolo, qui dell'aglio già tritato, le nostre alicette, vedete, il nostro aceto bianco. Sì, una spruzzata di aceto bianco. Poi spiegherai perché dopo il dettaglio. Sì. Passata di pomodoro, polpa di pomodoro, anche a pezzi un po' perché è più rustica, vero? Sì, però non molta perché diciamo il piatto è rappresentato da questi ingredienti, quindi non deve essere un sugo, devono essere gli ingredienti colorati. Accompagnati dal pomodoro. Esatto. E qui invece del prezzemolo, sì, olio extravergine d'oliva. Assolutamente, io non uso altri oli se non olio extravergine d'oliva, e questo lo trovo squisito. Calabrese, tesoro mio. Lo sai,
sai, ormai i nostri prodotti li conosci meglio di me, grazie, grazie mille. Eccezionale. E con il nostro greco andremo a sfumare. Inizia tu, regina, allora, di questa ricetta. Allora, intanto l'acqua in una padella dove poi mantecheremo le linguine, metto un po' di olio extravergine. Sì. Diciamo 4-5 cucchiai, perché poi non deve essere molto grasso, perché poi è rappresentato il sapore da questi ingredienti. Allora, sempre la ricetta mi hai chiesto per 4 persone. Sì, 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 facciamo per finta, cui... ma poi noi naturalmente abbonderemo. Qui abbonderemo. Ci sono un sacco di amici. 4 che cucchiai aspettando. Di queste olive denocciolate verdi e nere. Poi una scatoletta di tonno grande. Sì. Io qui ne ho aperte due, però ne mettiamo una metà. Ok, benissimo. Il tonno dà un sapore splendido, anche quando si fa il sugo con il tonno, semplicissimo. Sembra un piatto alla marinara, poi, perché tu l'hai assaggiato sulla riviera. Esatto. Poi dell'aglio, non molto, però questi sono due spicchi d'aglio, ne andrò a mettere uno spicchio soltanto, ma io uso l'aglio schiacciato con il tritaglio. Perché il tuo famosissimo schiacciaglio. Esatto. Poi due alici per ogni persona, quindi queste sono 8 alici spezzettate. Va bene, guardate. Così con il tritate, così con le mani. Immaginatevi già che sapore. Ecco, già il profumo. E poi capperi, che io ho messo a bagno, ho desalato e ho messo a bagno nell'aceto bianco, quindi li andiamo a scolare. I capperi si sposano benissimo con le alici e con il tonno, per cui danno un sapore eccezionale. E del prezzemolo tritato. Col pesce azzurro, quindi i capperi, dici tu, vanno proprio a nozze. Sì. Poi il sale lo metterò dopo, perché prima lo assaggio, perché essendoci le alici ed il tonno non voglio fare... Perché tu dici sempre in cucina bisogna... In cucina bisogna assaggiare tutto, non è vero assolutamente che non va assaggiato niente, in cucina bisogna assaggiare, e se uno è cresciuto con un palato come sono cresciuta io, con una mamma e una nonna strabrave a cucinare, il palato sente subito se manca quello o manca l'altro ingrediente, e non è vero che con l'odore si sa se le dosi sono giuste, si deve assolutamente assaggiare. Diciamo che quasi sicuramente, se si è bravi, ecco, avete indovinato ad amalgamare gli ingredienti, quindi quasi sicuramente andrà bene questo piatto. Però Ambra ci conferma, soprattutto se avete degli ospiti a cena, insomma siete famosi per la vostra buona cucina, assaggiate sempre. Allora puoi accendere il tuo peperoncino calabro, che mi hai portato tu e che mi porti sempre. Guai a te se me lo fai mancare. Assolutamente. Ma quando verrai adesso? Verrai? Tra poco? Tra poco verrò. Non diremo per cosa, però verrà a coronare una mia importante scelta, e avrà un ruolo anche molto, molto impegnativo, di responsabilità. Esatto, sì. Non ne metto molto perché questo so che è molto forte. Piccante, allora, sì. Accendiamo. Certo, non è peperoncino sudamericano, Ambra, però noi siamo tra i più piccanti, diciamo, nella scala. Io non lo faccio mai mancare sulla mia tavola, perché lo metto anche a crudo nelle calabrese d'adozione. Ma d'altronde, quando io sono arrivata a Roma, appunto nel 2002, io penso di avere qualche origine calabrese, perché il peperoncino lo adoro, lo metterei anche nel cappuccino, tu lo sai, Anna. Confermo, anzi, fra un po' ne mangia più lei che io, naturalmente. Allora, mettiamo un pochino di sale. Vai pure. Poi dopo assaggiamo, ma poco. È un piatto molto molto semplice, però guardate molto che semplice, si fa in 20 minuti, un quarto d'ora, ma è di una gustosità eccezionale, provatelo. Non vedo l'ora di inforchettare. Intanto noi andiamo avanti, qui vi lasciamo per un breve stacco pubblicitario, vero Ambra? Ci ritroveremo qui tra pochissimo per raccontarvi, perché lei si sta buttando un po' più per la cucina, ma quante passioni ha? Una produzione non basterebbe per raccontarvele tutte. Qui tra poco, sempre a casa tua con Ambra. Eccovi cari amici qui a raccontarvi, a cercare di raccontarvi un po' di questa mia grande amica, di Ambra. Naturalmente guardate che sorriso splendido, che sguardo meraviglioso, donna assolutamente super gettonata, sia dalle femmine che dagli uomini. Non avete idea di cosa ho dovuto subire io per 5-6 anni della mia permanenza insieme a lei, di tutto e di più, telefoni, citofoni che squillavano in continuazione. Veramente, posso dire una cosa, io Anna doveva stare a casa mia 3 mesi, è rimasta 5 anni.
questo vuol dire tutto. Per cui, insomma, grazie a lei, devo dire, te lo posso dire in diretta, io ho una grande famiglia, grandi tradizioni, le mie sorelle le avete anche conosciute, sono straordinarie, mi hanno insegnato molto perché io sono la più piccola di casa, ma tu hai dato un contributo alla mia vita molto particolare e speciale, quindi andando via anche da Roma... Tu hai sempre detto che vorresti essere come me alla mia età. Infatti, per cui... testamento qui adesso io scrivo nero su bianco, naturalmente sì, per cui vi dico, questa bellissima donna, come vedete, proprio negli anni in cui io sono arrivata a Roma, tra tutto quello che poi è stata la tua vita, tutte le tue attività, perché tu sei, diciamolo, laureata, vabbè, in lingue, per cui anche tu, come tua figlia, d'altronde come Simona, che tra l'altro ci ha ospitato qui in casa, la casa di Simona e di Bruno, la località, diciamo, in questa località balneare, per cui, insomma, laureata, hai avuto e hai attraversato tante fasi lavorative, sei una donna, esatto, in continuo cambiamento, non ti fermi mai, un ciclone, intanto se dobbiamo andare arrivato il momento di sfumare un po' con il vino bianco, perché così si amalgama questa poltiglia, sì, che hanno formato le olive con il tonno e le alici. Ma non perdiamo di vista quello che stavamo dicendo, perché è molto importante, quindi diciamo un ciclone proprio a pieno. Ha iniziato come? Prima il tuo primo lavoro qual è stato? Quindi ti sei sposata qui a Roma, naturalmente, sì, esatto, tu sei originaria umbra. Aiutare mio marito nella sua azienda di costruzioni edili. Mm-hmm. Poi dopo sono entrata al CONI e quello è stato il mio vero lavoro, perché viaggiavo, organizzavo competizioni sportive. Hai girato il mondo, vero? Facevo parte della presidenza del CONI, quindi ho girato il mondo con il CONI ed è stato un lavoro splendido, perché è proprio il mio lavoro, l'organizzazione. Sì, assolutamente. Eventi, e rapporti quindi... internazionali, pubbliche relazioni. Poi dopo, all'improvviso, ho deciso di cambiare, di dare proprio un cambio alla mia vita, e ho fatto per 10 anni la stilista di alta moda. Per cui, non potete capire, nei suoi 65 metri quadrati di casa, praticamente gli abiti sono anche al piano della signora di sopra, perché non si sa dove metterli. Infatti, la sua grande paura quando arrivavo io poi era: e mo dove le mettiamo queste valigie, dove le mettiamo questi vestiti? Trovava comunque sempre un abito, ce l'avete presente? La casa dai 1000 scomparti, lei apriva e usciva io un trovavo sempre un abito per lei e per, sì, le altre ragazze che in quando, un periodo quando, ho avuto, ecco, in casa, quando improvvisavi, le sempre tue sfilate di moda in casa mia, le tue sfilate, benissimo, per cui insomma questa grande passione anche per la creazione e tutto ciò che è bello, perché poi tu curi anche, diciamo la verità, sei una pittrice, ti piace molto l'arte. Amo tutto ciò che è estetica, che è bello, che è raffinato, che è, ma forse anche è il mio segno, io sono della Bilancia. Per cui, insomma, un'esteta. Me lo ritrovo proprio nel DNA. Per definizione. Ma poi a un certo punto, quindi, hai lasciato anche l'alta moda e quindi, esatto, ti sei un po' cimentata. Sono, dopo essermi sbizzarrita a creare delle collezioni alta per moda, me, Roma, ho capito... Milano, Monte Carlo, quindi comunque un vissuto, cioè, non servirebbe un libro solo, un'enciclopedia ci vorrebbe per raccontare di Amba. Poi forse è stato anche un atto di intelligenza, perché quando ho capito che stava arrivando la crisi, ho chiuso questa mia attività, mi sono riposata un attimo, ecco che poi è arrivata la conoscenza con Anna e ho continuato però ad organizzare, come organizzo ancora, serate, sempre pubbliche relazioni, eventi, insomma. Però ho fatto l'imprenditrice di me stessa. Di te stessa. E poi è iniziata questa grande avventura anche nel cinema. Quindi qualcuno di voi magari l'avrà anche riconosciuta nei suoi ruoli, nelle grandi fiction, insomma, di Canale 5, anche della Rai. Sì, se tu devi andare avanti, dimmi. Sì, adesso il vino evaporato, metto una spruzzatina di aceto e poi aggiungo per ultimo la salsa di pomodoro. Mentre cuoce la salsa butteremo le linguine. Sì. Amalgameremo il tutto, sì, si mantecherà e poi sono pronte per essere servite ed essere assaggiate. Non vedo l'ora di inforchettare. Beh, vedete, oggi vi parlo poco di romanità e di città capitale, perché c'è tanto da parlare di questo mio grande affetto. Ma io, diciamo, io vengo da una famiglia umbra di generazioni, però poi girando per il mondo chiedevo, perché amo la buona cucina, quindi chiedevo qualunque cosa che assaggiavo e mi rimaneva impressa, io chiedevo com'era fatta. Ho conosciuto dei grandi cuochi, certo, grandi chef, Alain Ducasse, eccetera. Per cui ho poi preso un po' da ogni cucina, la mia non è prettamente umbra, io le linguine appunto le ho conosciute in Romagna, per cui poi ho imparato a fare la chef, ma di diverse regioni, certo, anche nazionalità.
Certo, quindi cucina interregionale e assolutamente internazionale, come d'altronde il tuo carattere. Io penso, ecco, il tuo carattere è proprio internazionale, non ha limiti. Chiunque si avvicina... Apolide, bravissima. Chiunque si avvicina al tuo cospetto poi non ti molla più. Infatti, quanto è difficile mandare via qualcuno una volta dura, che ti si avvicina. Allora, mettiamo e io la ne stanza. So qualcosa. Vabbè, sì, mettiamo vai avanti. Salsa. Il sugo adesso si deve soltanto ancora prendere. Allora facciamo così, per i dettagli poi successivi a questa creazione di questo piatto eccezionale, sfizioso, succulento, le linguine alla puttanesca, sempre alla mia alla puttanesca. Sua puttanesca. Perché magari i romagnoli non lo riconosceranno. No, ma assolutamente, ma infatti io la sto facendo rappresentare proprio a te che sei regina di questo piatto e ci ritroveremo per i passaggi successivi qui dopo la pubblicità. Con questo mio grande affetto cerchiamo di andare avanti tra una battuta e un'altra, insomma a portare avanti questa ricetta squisita, linguine alla puttanesca alla ambra a modo suo, naturalmente rivisitate, perché tu utilizzi quindi questo trito aromatico. Vai, intanto butta la tua pasta se vuoi, quindi capperi, aglio, ci sta benissimo, infatti d'altronde poi lo utilizzo anche io, sempre per opera tua, naturalmente mi hai fatto innamorare di questo gusto. È una ricetta molto semplice, ma anche perché poi non necessita né di parmigiano né di pecorino, per cui rimane appetitosa, certo. E non c'è da preparare tanto. Ma neanche tanto grassa, insomma. Non è assolutamente grassa, perché c'è il pesce azzurro che è l'alice. Certo. Quindi omega 3, e poi c'è olio il extravergine. Tonno. Ecco. Questo è il colore che deve avere la puttanesca, aranciato così, perché non deve tu essere succo di bomba. Tu ci condivi anche spesso molto le pennette rigate che a me piacciono bravissima tanto. Bravissima, perché si impregnano di sugo. La vera ricetta è con le linguine, però io ci faccio spesso le penne, anche perché la gente mi chiede la pasta corta. Certo, per i buffet anche, no? Per i buffet si infilza meglio con la porchetta. Si mantiene, diciamo, per una quantità maggiore. E poi il sughino si va a infiltrare dentro la pennetta. Corte, mi raccomando. Corte. Allora, diciamo sempre, continuiamo il discorso un po' di prima, quindi questa avventura nel cinema è anche questa, ci ha visto spesso. Cambiamo, mi aiuti un attimo, sì, Anna, cambiamo perché qui deve andare un po' più veloce la pasta. Vai, tu sistema, organizza i tuoi fornelli. Intanto che tu sposti, vi do qualche dritta, www.acasatua.tv per rivedere questa ricetta, per conoscere meglio, insomma, tutti i passaggi. Ecco, è un piatto veloce, però mi raccomando, va dosato, gli ingredienti devono essere proprio dosati alla perfezione. Quindi non perdetevi nulla di tutti i passaggi di Ambra, rivedetelo sul nostro sito, chiamate il numero allora, verde. Allora il sugo lo possiamo spegnere, certamente, perché le linguine andranno scolate un po' dure e le andranno salterai. Buttate nella padella, per cui l'ultimo minuto di cottura va in padella con il sugo. Ok, quindi non perdetevi nulla dei suoi preziosi consigli e vi ricordo di chiamare numero verde oppure di iscrivere alla nostra redazione @acasatua.tv. Dicevamo quindi prima, questa avventura con il cinema, un'esperienza unica, fantastica, che io porterò sempre nel mio cuore e che ho condiviso per la maggior parte del tempo con te. Certamente, perché le ragazze che io ho ospitato in casa per un periodo, poi le ho coinvolte in questa avventura, quando mi chiedevano di portare delle belle persone, io dicevo a loro se volevano partecipare e loro hanno sempre accettato con molto piacere, tra un esame e l'altro, hanno anche così sbarcato un po' il lunario, diciamolo. Come si dice a Roma. Certo. Per cui io poi l'ho vissuto. Allora è rimasto impresso questo mio atteggiamento multiforme. Certo, anche di affetto nei confronti di chiunque ti sta vicino, per cui voglio dire, abbiamo attraversato questo periodo insieme e parliamo un po' anche di questi set, della vita del cinema, sicuramente anche particolarmente difficile, nel senso che le convocazioni è molto faticosa, perché arrivavano le convocazioni tardissimo molto spesso, la sera, esatto, arrivavano tardissimo la sera, adesso non è più così, no, avvertono con qualche giorno di anticipo. Però a volte ti arrivava anche il copione, se dovevi interpretare dei piccoli ruoli o delle figurazioni speciali, ti arrivava all'ultimo minuto. Ma la cosa dura è che, non so perché, qualcuno me lo dovrà spiegare, d'inverno girano film in abito estivo e d'estate girano film in abito invernale, per cui la sofferenza era immane. Noi arrivavamo a casa la sera che eravamo stremate, magari con i tacchi a spillo, passeggiare tutto il giorno per strada. O 40 gradi, 40 gradi all'ombra, con gli abiti di velluto, le parrucche, e poi
poi invece d'inverno, al contrario, abiti assolutamente scollati e scarpe aperte, rigorosamente con meno 3, meno 4 gradi, vero, al mattino presto, la sera tardi. Esatto. Insomma, su Roma si subisce anche questo tipo di escursione termica. Poi voglio dire, particolarmente per me il cinema è stata anche una fase importante, perché ha coronato un po' quello che è il percorso televisione, certo, radio, cinema, e grazie a te, devo dire, ho vissuto anche questa grazie bella alla tua esperienza. Bellezza, alla tua simpatia, Anna, grazie soprattutto a te. Grazie mille, grazie, e come al solito noi ci scambiamo un sacco di complimenti, perché l'affetto è veramente grande, però la vogliamo stima. Quella prima di tutto, tantissime sono le cose, immaginate, devo fare una incetta al mio cervello per cercare 5 anni intensissimi sono stati, forse di tutto e di più, e poi l'amore per la cucina, fanno parte degli anni più belli, perché c'era una spontaneità con queste ragazze in casa, io ero mamma, ero complice, era amica, era cosa, un po' cosa reciproca, loro. Cosa reciproca, poi però devo dire, tra noi è rimasto sempre quel rapporto sempre. Più esclusivo, sempre e rimarrà sempre, è rimarrà tanto sempre. È vero che io ti sarò vicina in nei un momenti momento... più belli, in un momento bellissimo, assolutamente, come i più grandi amici fanno, naturalmente. Come vanno le nostre linguine? Allora, le linguine sono quasi pronte, adesso tu mi dovrai un attimo aiutare. Sì. Allora, mettiamo il sugo qui, perché vanno scolate e immediatamente gettate nella padella, che poi riandrà sul fuoco. Vi volevo dire una cosa: se il sugo vi si infittisce un po' troppo, con un mestolino prendete un pochino di acqua della pasta, perché il sugo deve essere un po' liquido, perché deve cuocere l'ultimo minuto. Cremoso però liquido, ma non tanto, ma deve andare a cuocere l'ultimo minuto queste linguine. Certo, quindi certo. Questa è la cottura poi perfetta. Faccio spazio proprio qui. Io inforchetterò oggi. Io diretta. Come vi ho detto, assaggio tutto, quindi adesso assaggerò anche la linguina, a che punto è. Assaggia. Ah, che meraviglia! Domani per una ricetta non famosa, io l'ho resa famosissima. La ricetta forse più famosa della tua vita. La pasta e fagioli. Ancora un po'. Alhambra. Di sale vanno benissimo. Benissimo, ok. Anche il sugo l'ho appena assaggiato. Tu sei la regina. E si deve sentire quel pizzichino di aceto, ma proprio un pizzichino, perché stempera un po' le alici. Bene, quindi questo retrogusto acidulo che ci sta benissimo con benissimo. Tutti gli altri componenti, gli ingredienti, esatto, di questo piatto. E domani quindi vedremo il tuo capolavoro, quello che insomma tutti quanti. Tu mi hai resa la regina della pasta e fagioli. I miei amici me la chiedono continuamente. In Calabria sicuramente. Mi dicono in continuazione come la fai. Io ho un segreto che domani vi svelerò. Questo solo per me, solo per me, altrimenti proprio è un segreto da una vita. Perché poi lei ha origini umbre, per cui esatto. Con lei possiamo... E questa è proprio la ricetta della pasta e fagioli, come Umbra. La faceva la mia nonna. L'ingrediente che non deve mancare assolutamente. Assolutamente, così domani lo sveleremo già... domani. No, diglielo, così lo vanno già. La maggiorana. Che noi in Umbria usiamo tantissimo. Ah, che meraviglia. Sia secca che piantata, io infatti ce l'ho anche fresca nelle mie piantine, il mio orticello. Ecco, non lo fate mai mancare tra i vostri vasetti lì. Ma anche un sugo semplicissimo, quello che noi chiamiamo in Umbria il sugo finto, cioè con cipolla, carota e sedano e salsa di pomodoro e olio extravergine, sale e pepe. Se tu ci metti un pizzico di maggiorana ha tutto un altro sapore, credetemi. Tutto un altro sapore, benissimo, vi prometto. Allora, ve la riporterò prestissimo in Calabria. Questi sono pronti. Potete contattarla su Facebook anche, Ambra Strinati, se volete qualche dettaglio in più sulle sue ricette. Bello. Lei intanto va, tanto le nostre telecamere la vanno a immortalare. Nei suoi passaggi clou, scola le linguine. Rivado con la padella? No, apri. Apro. Ecco qua. Non vedo l'ora di girare la mia forchetta. Allora. Quante cene abbiamo preparato insieme, eh? Che organizzazione, tesoro mio. Allora, queste andranno ad essere girate, così per prendere bene il sugo. Ok. Come già vi ho detto. E poi 2 minuti, ma proprio 2 secondi e sono pronte. Senti, un sogno che avevo, naturalmente che non mi è passata ancora questa fantasia, era quello di aprire una trattoria. Di aprire un ristorante, ne abbiamo parlato tante volte. Insieme a Sono te. Pronte. Sono prontissime. Sì. Allora, io intanto magari cercherò di aprirlo in Calabria e poi Ambra, una volta che avrò avviato. Verrò giù a darvi l'impronta, le mie rivisitazioni delle ricette che ho conosciuto girando per il mondo. A dare assolutamente la tua impronta. E okay. Vediamo dove possiamo metterle, ti puoi avvicinare, guarda, qua, così. Ecco, grazie. Perfetto. Questo è il prendi pasta, si chiama, perché raccoglie prendi, sugo. Prendi, che adesso prendo io.
prendo sugo io la pasta e linguine. Mentre tu andrai a ricapitolare gli ingredienti per queste linguine alla puttanesca a modo di ambra. Appetitosissime, credetemi, quando le assaggerete le farete sempre. Tutto un gesto, domani sempre qui, perché questa è l'ultima settimana, diciamolo, di allora, a casa tua per questa edizione. Naturalmente tante saranno le sorprese, ho pensato di conservare le mie più care amiche nell'ultima settimana, per cui ieri avete visto Orietta per assaporare un po' la cucina romana e oggi tutto ciò che è internazionale, tutto ciò che è assolutamente, che va oltre. Che esce da ogni schema, perché lei è straordinaria e quindi ho pensato bene di metterti proprio addirittura d'arrivo di questa produzione. Grazie, grazie a me. Ecco qua. Ecco. Buon appetito. Buon appetito, rimetti giù, intanto fai cognizione e dia i nostri ingredienti, allora, ai nostri amici. Olio extravergine di oliva, sì. Alici scolate dall'olio e tagliate a dadini. Poi olive verdi e olive nere denocciolate tagliate a rondelline, una bella scatoletta di tonno. Piano piano che mi si deve raffreddare, vai vai. Del peperoncino possibilmente calabro e poi sale e pepe quanto basta, però bisogna assaggiarla perché come dico sempre io le ricette vanno assaggiate per gustare l'amalgama perfetto degli ingredienti. Sì, brava, proprio tempo record si vede. Cuocerle molto al dente e passarle poi in questo sughino che è stato, dove è stato poi aggiunto una spruzzata di aceto bianco, di vino bianco rigorosamente e poi poca salsa di pomodoro perché deve rimanere il rosata, aranciata. Come rosata, aranciata, guardate qui che meraviglia. Sono come loro. Sono, Anna, sono loro. Sono loro. Assolutamente. Bene. Che bello, contentissima, felicissima di avervi raccontato un po' di questo mio grande affetto, di questa stella, già immagino starà già squillando il telefono a dismisura, i messaggi su Facebook per farti i complimenti per tutto. Sicuramente perché loro sono attentissimi, per cui domani sempre qui. Allora vi regalerò un altro momento di gioia insieme ad Ambra. Baci, a domani! Baci, a domani!